Ma sei così dolce. Ehi, ehi! Devi smetterla! Lasciami andare! Devi fermarti! Basta! Ti stai comportando come una ragazzina viziata, smettila! Credi che non ce la facciamo a punirti, forse è vero. Ma posso sempre punire lui. Elena. Sul serio, credi? Sta zitta! Ora basta con le buone maniere. Riaccendi subito le tue emozioni, Elena, o ti posso giurare che ti darò io qualcosa per cui essere davvero triste. Lo ucciderò proprio qui davanti a te. Demon! No, non mi fermerai. Non tieni a nessuno? Bene, dimostralo. E se mi stessi sbagliando, poco male. Un cameriere in meno. Elena. Stai bluffando. E adesso? Senti qualcosa adesso? Sei arrabbiata per quello che ho fatto al tuo amico? O sei triste perché il ragazzo che amavano tutti è appena diventato un mucchio di ossa? Ripensi a quando era piccolo, eh? Un animo tenero col sorriso smagliante e goffo e tutta la vita davanti a sé. Immagino sia un bene che indossasse questo. Senti che il tuo cuore diventa più leggero, non è così? È la gioia. Perché il tuo amico non è morto. È un'emozione, Elena. È l'umanità. Va tutto bene. No. Guardami. No, 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 non va tutto bene. Elena! Cosa ho fatto? No, no. È tutto a posto. No, che cosa ho fatto? L'ho quasi ucciso. Metto, ti ho quasi... E poi Bonnie e Caroline, no. No, no, io... La donna, la cameriera, ho ucciso quella cameriera, ho ucciso quella cameriera! Elena! Ehi, ehi, guardami, guardami. No. Conosco questa fase, ok? Le emozioni ti stanno travolgendo. Devi concentrarti solo su una cosa, Elena. Non ce la faccio, non ce la faccio. Devi solo trovare dentro di te quella cosa che ti rende forte. È dentro di te. Trovala e tienila stretta. Canalizza tutto quello che provi in quell'unica emozione. Cerca dentro di te quella forza che ti dà la voglia di vivere, Elena. Lasciala entrare. Lasciala entrare. Sì, brava, così. Così. Respira profondamente. Butta fuori tutto il male. Brava. Brava. Stai bene. Non sto bene. Ma starò meglio.